Buonasera, siamo qui con gli autori di Mo Mac & Stone, siamo per Liguria Today e se possibile vorremmo farmi delle domande. Partiamo con la prima e vi chiederei come è nato Mo Mac & Stone. Buonasera a tutti. Allora, Mo Mac & Stone è un progetto che avevamo in mente da tempo, cioè quello di creare una striscia umoristica con protagonisti tre personaggi il più possibile differenti tra loro. Nel nostro caso sono un sasso, un Moai dell'Isola di Pasqua e un Mac, il primo modello del computer Apple. E li abbiamo messi su un'isola praticamente deserta e abbiamo cercato di narrare le loro vicissitudini nei giorni dell'anno. Quindi nelle nostre strisce troverete, come diciamo, è tradizione delle strisce tipicamente americane, quando c'è un evento, Natale, Halloween o altri tipi di feste, i riferimenti anche nella striscia. Quindi è nato così. Io ho scritto un po' di strisce, le ho sottoposte a Marco. Marco ha studiato i personaggi e poi abbiamo chiesto a Francesco se aveva voglia di tradurle, quindi di poter realizzare anche la versione in inglese, e siamo partiti a scrivere, a disegnare, a tradurre. Questo siamo riusciti a portarlo avanti per 4 anni. Striscia giornaliera. La striscia, certo, è una striscia giornaliera, quindi ogni giorno chi si collegava, diciamo, nei nostri social, nei nostri siti, poteva trovare ogni giorno una striscia nuova, che poi sono andate a formare le due raccolte che abbiamo prodotto poi con tutto, diciamo, il prodotto. Grazie, e vi faccio un'altra domanda. Cosa ispira le storie dei vostri fumetti? Posso dire io è che è iniziato quasi per gioco, nel senso che erano tre personaggi senza braccia, senza gambe, ovviamente oggetti inanimati che in qualche modo bisognava trovare, il modo di coinvolgere in delle avventure che fosse più, diciamo, credibile o plausibile possibile. E siamo partiti, penso, con un'idea di base di quello che poteva essere il loro carattere e quindi di come tutti e tre si sarebbero approcciati a quella che era la vita di tutti i giorni su un'isola deserta, un'isola in mezzo al nulla, diciamo. E piano piano poi sono cresciuti con noi e ognuno di loro ha avuto un carattere, dei tratti sempre più definiti e che ci hanno portato anche a delle gag che si ripresentavano più volte, magari, Tormentoni. tormentoni, esatto, queste cose qua. Grazie mille e vi faccio un'ultima domanda, poi vi lascio andare. Come vivete il contesto fieristico? Come vi trovate a presentare le vostre opere in un contesto, diciamo, così, dei comics? Ma credo che ognuno abbia una risposta diversa. Per quello che mi riguarda, io non ho mai amato particolarmente, ma forse non ho mai amato particolarmente, cioè mi sono sempre rifiutato, ecco, negli anni di fare le fiere, perché non amo molto, appunto, disegnare davanti mentre le persone mi guardano, queste cose qua. In questi ultimi anni, invece, quando abbiamo cominciato questa avventura, per forza di cose, ho accettato, diciamo, di partecipare alle fiere, e devo dire che mi sono abituato e adesso mi diverto molto. Ho superato quel problema, appunto, timidezza, mi sembra quasi ridicolo, però comunque quel problema della soggezione. E niente, e ci piace, cioè lo facciamo, non ne facciamo moltissime, ma abbiamo quei due o tre appuntamenti, tra cui appunto Genova Comics, a cui non manchiamo mai, perché comunque anche i ragazzi dello staff sono simpatici, sono diventati amici, ci sentiamo, ci frequentiamo con alcuni anche, eccetera, eccetera. Quindi qui in particolare ci sentiamo abbastanza a casa, ecco. Non è l'unica a cui andiamo, frequentiamo anche altre fiere, ma appunto non molte, due, tre, quattro all'anno al massimo. Perfetto, grazie mille della vostra disponibilità Grazie a e voi. arrivederci allora alla prossima Grazie edizione. a voi, grazie a voi. Grazie. Ciao.